Vedo l'Italia da fuori e vedo che sta andando al camposanto. È la verità. Il Wall Street Journal ci dà per spacciati. Il colpo di grazia è arrivato con la nuova legge di stabilità e l'ennesimo aumento delle tasse sui capannoni. Pavin, presidente Confindustria di Padova, è deluso, amareggiato. Qua, cioè, a fare leggi di stabilità a saldi costanti e lasciare la tassazione in, in, eh, non cambiata, il paese muore, si deindustrializza. Pavin lancia un messaggio forte. Oggi noi abbiamo il dovere, i giovani, che prendano e vadano in piazza, che facciano la rivoluzione. Bisogna cambiare le cose, bisogna cambiarle subito. Per il numero uno degli industriali Padovani la classe politica è la principale colpevole di questa situazione, è uno schifo, non si può pensare di andare avanti così. Cioè, ripeto, eh, eh, sono talmente lontani, talmente lontani da quello che sono i problemi veri. Che, che, che è allarmante. Si scaglia contro la politica anche il capo degli industriali in Veneto. Zuccato delegittima di fatto la classe dirigente incapace di dare risposte e chiede l'intervento dell'Europa. Io credo che quello del commissariamento sia una strada che ho già esposto anche in consiglio direttivo a Roma, è stata ripresa anche da Abete e credo che sia la strada che forse bisogna cominciare a pensarci perché la nostra classe politica ha dimostrato di non essere in grado di fare quello che va fatto.